Non stava scappando, è solo che odia stare in auto. Adam Misgar. Sono Christine. Non siate bramosi. Di ricchezza, studiate e vedrete che i soldi arriveranno. So che volevi vedermi. Ti ho fatto chiamare perché voglio che tu prenda il posto di Frank. Mickey mi ha promosso direttore. Sì! Sì! E farò il bagno! Quello schiocco che avete sentito, mi sono tuffato in un metro d'acqua. Adam, sei in ospedale. Nell'impatto, il collo ha subito una torsione e la sesta e settima vertebra si sono fratturate. Stiamo parlando di una forma di paralisi a lungo termine. Potresti non riprendere più alcuna funzionalità al di fuori di quella che hai in questo momento. Ma una possibilità esiste. Bentornato, tesoro. Ehi, ehi, finalmente a casa. Non camminerò mai più, però. Oh, andiamo, figliolo. Hai sentito cosa ha detto la dottoressa? A volte la vita è orribile. Ogni giorno facciamo scelta. Alzare dal letto o restare a letto. Noi provare supposta. Sì, va bene. Ecco, io ho il poker stasera. Ci vediamo domani. Non riesco a usare questa cosa. Non riesco ad usare questa cosa, baby Adam, grosso bambino americano. Non hai idea dell'impatto che avresti sulle persone che lavorano in ufficio. Se fossi tornato a lavorare, le mie prestazioni non sarebbero state all'altezza. Che vuol dire che non puoi? Vendevi mutui al telefono, Adam. Ho fatto una cosa per te, per usare una penna o qualcos'altro. Grazie, è utile. Già. Non sono molto brava con questo genere di cose. Non so cos'altro dire. Comunque sei qui adesso, ed è un buon inizio. Io non so che cosa tu debba affrontare ogni giorno. Sei sempre stata paziente con me. Ero arrabbiato e tu mi hai trattato come una persona. Mi vergogno per quello che ho fatto. Puoi perdonarmi. Ehi, Ross, che? Vieni.